140 collezioni, 95 italiane e 45 straniere, provenienti da 12 paesi, per presentare le nuove tendenze dell'Haut-à-Porter. Si svolge dal 21 al 24 settembre la quarta edizione di The One Milano. Nei 2000 metri quadri di esposizione si trova il guardaroba completo, dai capispalla al beachwear, dagli abiti più sofisticati ai basic, in tessuto, pelle, pelliccia e maglia, più gli accessori, dalle borse ai gioielli. Elena Salvaneschi, segretario generale The One Milano. È un progetto completamente nuovo che vuole tornare alle radici del vero prêt-à-porter, vale a dire a quel prodotto ovviamente moda, creativo, ma anche con una manifattura, una qualità delle materie prime molto decisa e molto sottolineata. In questa edizione di The One Milano viene lanciata Always On, piattaforma online dove gli espositori possono esporre i loro pezzi in modo da favorire il contatto tra aziende e buyer. Made in Italy conta moltissimo, anche se il brand è internazionale, perché in realtà noi in Italia abbiamo la filiera completa di produzione, quindi tantissimi brand internazionali vengono a produrre in Italia. Laura Strambi è un marchio di moda ecosostenibile che punta sulla ricerca e sfrutta tessuti naturali, a partire dal cotone, tutti lavorati in Italia. È una collezione che esprime freschezza e anche allegria. Ci piace dare per ogni stagione un nome alla collezione. Quest'anno, per la primavera estate, è Flowerland. Infatti ci piacciono i fiori e tutte le stampe sono anche realizzate internamente da noi e poi trasferite su tessuto. La collezione del marchio Yoi, che ha lo stesso direttore creativo, sfrutta l'Eco Nile, un filato ricavato dalle reti da pesca, per creare una collezione casual e streetwear per un target più giovane, sportiva ma con un tocco fashion, perché si trovano anche capi laminati e con pelliccia naturale. Carol Dana, alla prima uscita in fiera, punta invece sul colore. Noi amiamo dire che non facciamo moda, noi creiamo cromatismi da indossare. E dove andare a trovare i colori se non nei paesi tipo l'India e l'Africa? È da lì che siamo partiti. Abbiamo due temi, due filoni principali. Uno sono le coperte Masai, sono proprio le coperte che indossano i Masai per proteggersi, difficile a dirsi, ma dal freddo, perché fa anche freddo in savana la notte. E l'altro invece sono i cotoni indiani con tutte le loro stampe coloratissime. La nostra collezione credo che si contraddistingua per il fatto che utilizza materiali esotici, però tutto tagliato, disegnato con fashionisti italiani. Dalla coperta Masai nasce un piumino con all'interno dei modal a fiori. Di cotone indiano sono le camicie, tutte con polso a contrasto come un bracciale, e gli abiti lunghi con pantaloni in doppia fantasia. Infine ci sono i braccieri di perline, ancora ispirati ai tessuti africani, per una donna dalla forte personalità che non ha paura di osare.